È stato un sabato mattina di festa per la comunità di Mondolfo, una cerimonia ricca di emozione ha accompagnato la consegna delle medaglie di benemerenza Il Tempo della Gentilezza, ricevute ad aprile 2023 dal Ministero della Salute e consegnate alla Croce Rossa Italiana di Marotta e Mondolfo. 47 i destinatari dei riconoscimenti tra imprenditori, privati cittadini e volontari per premiare l'impegno, il sacrificio e la capacità di lavoro di squadra dimostrato durante la pandemia, grazie al quale è stato possibile dare risposte rapide alle esigenze quotidiane. La cerimonia si è svolta nella sala convegni della Croce Rossa, alla presenza dei cittadini, dei volontari e dei sindaci di San Costanzo Sorcinelli e quello di Mondolfo Nicola Barbieri, anch'essi premiati con le benemerenze. Oggi noi andiamo a consegnare delle benemerenze date dal Comitato Nazionale a tutte quelle volontarie, a tutti quei dipendenti che si sono prodigati in un terribile momento che non eravamo preparati a questa cosa. Mi dispiace sottolineare che abbiamo avuto anche delle perdite tra i volontari della Croce Rossa proprio per questo motivo. E quello che mi preme oggi sottolineare è anche la solidarietà di tutte quelle associazioni, di tutte quelle attività che nel nostro territorio hanno dato la disponibilità, e faccio un esempio su tutti, i ristoranti chiusi per legge si sono rimboccati le maniche, hanno aperto le loro cucine, magari solo il titolare con la moglie, e ci hanno fornito i pasti per mesi interi a noi come Croce Rossa, alla Protezione Civile, al Comando dei Carabinieri, alla Polizia Municipale. E questo ci ha dato anche una spinta maggiore. E quindi posso solo essere orgoglioso di tutto il territorio da me rappresentato. Tanti ricordi impressi nella mente di coloro che hanno vissuto in prima linea la pandemia, come ha ricordato il giovane consigliere Matteo Bruscia. Sicuramente è stato per la nostra associazione un periodo molto molto intenso e abbiamo vissuto tantissimi episodi, raccontarli tutti sarebbe lunghissimo, e i momenti sono svariati dal fatto dell'intervento di 118 alla consegna di viveri in tutta la zona, in tutta la popolazione. Sicuramente i momenti più toccanti sono stati quando andavamo appunto nelle case dei cittadini e uscivano fuori dal terrazzo, comunque ci chiamavano angeli o ci applaudivano. Sono stati dei momenti molto toccanti personalmente.